La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino. Everest, la tragedia del 1996. Marzo 1996, volo 311 della Thai Air da Bangkok a Kathmandu. Siamo quasi arrivati. Fuori dal finestrino, a 9.000 metri, l'ossigeno è quasi assente e la temperatura è 50 gradi sotto zero. Condizioni mortali. Siamo circa all'altezza della vetta dell'Everest. Sei preoccupato? Senti, non scalavi sempre con Gary Ball? Che fine ha fatto? È morto di edema cerebrale durante una scalata. L'ho seppellito in un crepaccio. C'erano dei rischi e li abbiamo messi in conto. E questa volta non ci sono. Per di più, questa è una spedizione commerciale e noi... E voi siete tutti alpinisti esperti. E poi ci sarò io, le altre guide e gli sherpa. Non ti devi preoccupare, tornerete sani e salvi. Mi scuserò con tua moglie per averti convinto. E la tua? Che ti fa fare questo ogni anno? Si fida. E non voglio deluderla. Guarda fuori. Siamo arrivati. L'Himalaya riempie la visuale e tra i picchi svetta la piramide nera dell'Everest. Una lunga nube di cristalli di ghiaccio scende da essa e si muove veloce verso est. Quando fu scalata per la prima volta nel 1953, aveva già reclamato la vita di 24 alpinisti. Da allora molti altri sono saliti e altri ancora sono morti. Il bilancio è arrivato a 130, un morto per ogni 4 che hanno raggiunto la vetta. L'Everest ha sempre attratto gli intrepidi, i cercatori di fama, i romantici senza speranza e altra gente con un precario appiglio alla realtà. Io sono uno di loro. Kathmandu è caotica, piena di rickshaw e venditori ambulanti che affollano i vicoli. Alloggiamo all'hotel Garuda, nel cuore del quartiere turistico Tamel. Ci sono anche gli altri 7 clienti e le 2 guide della nostra spedizione. Faccio conoscenza, ma mi trovo a guardare le foto degli scalatori e delle loro imprese che tappezzano le pareti. Quando torniamo ci appendiamo anche la nostra. Eh già. Sei John, giusto? Io sono Beck. Rob mi ha detto che farai un bell'articolo sulla nostra spedizione. Sì, lavoro per una rivista di alpinismo a Seattle. E tu? Sono un patologo giù in Texas. Come mai hai deciso di venire? Come mai? Perché scalare è come la vita, solo che tutto più drammatico, quasi eroico. La mattina dopo, all'aeroporto, ci aspetta un vecchio elicottero russo Mi-17. Ci accalchiamo dentro, con l'equipaggiamento accatastato sul pavimento. Il volo ci farà risparmiare 600 km di viaggio, 3 settimane a piedi. A bordo studio i volti degli altri membri conosciuti da così poco e mi chiedo se mi posso fidare di loro. In montagna si è indispensabili gli uni agli altri. Spero che Rob li abbia scelti davvero bene. Atterriamo a 2.800 metri di quota e continuiamo a piedi lungo la vallata crepuscolare del Dut Khosi. Il fiume serpeggia tra macigni e detriti. Tutta la terra arabile è terrazzata e coltivata a patate, orzo e grano saraceno. File di bandierine di preghiera sono tese lungo i pendii. Passiamo piccoli stupa buddisti e attraversiamo boschetti di pini e rododendri. Incrociamo carovane di yak, monaci in tuniche rosse, sherpa scalzi che portano legna e cherosene, e altri alpinisti di ritorno dalle montagne. Sui loro volti si legge un'incredibile stanchezza. Pernottiamo a Namche Bazar, a 3.400 metri di quota. È il villaggio più grande, appena un centinaio di case. La mattina mi alzo presto per vedere l'alba. Il sole incendia le cime Tamserku,
Ama Dablam, Lhotse e soprattutto l'Everest. Doug, un ragazzo silenzioso del nostro gruppo, mi viene vicino. Sagamarta, la madre dell'universo. Così la chiamano gli Sherpa. Ci sono già stato l'anno scorso, ma non sono riuscito ad arrivare in cima. Ci riuscirai quest'anno. Continuiamo il viaggio. La vegetazione si dirada, il fiume scorre più veloce sotto di noi. In alto i picchi lacerano le nubi vaporose che filtrano nella valle. Davanti a noi l'Everest è sempre visibile e ci aspetta. Ci fermiamo al villaggio di Periche, a 4200 metri, dove c'è l'Himalayan Rescue Association Clinic, nata per educare gli scalatori sui pericoli dell'alta quota. Con Beck, il texano, vado ad ascoltare una lezione. Avrete già notato che fate fatica a respirare. Al campo base ci sarà metà dell'ossigeno che c'è a livello del mare e sull'Everest un terzo. Per compensare, il corpo aumenta la respirazione e il battito cardiaco, cambia il pH del sangue e incrementa il numero di globuli rossi. Ci vogliono settimane perché questo avvenga, quindi se scalate troppo in fretta rischiate l'edema polmonare di alta quota. In poche parole, i polmoni vi si riempiono di fluido. Più mortale è l'edema cerebrale. In questo caso il fluido vi dilata il cervello. Capacità mentali e motorie deteriorano senza che ve ne accorgiate, quindi è importante che vi teniate d'occhio a vicenda. Veniamo informati su altre patologie: ipotermia, ipossia, congelamento, tromboflebite. Beh, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è poco da scherzare. Chiudo con un monito. L'ultimo anno in cui non è morto nessuno sull'Everest è stato il 1977. Presto l'aria sottile ha effetti su tutti: mal di testa, tosse, dolori intestinali. Cominciano a girare pasticche di Diamox che aiutano a metabolizzare l'ossigeno. Assistiamo al funerale di uno Sherpa caduto in un crepaccio. Durante la cremazione la madre piange e si colpisce la testa con una pietra affilata. Più avanti, lungo il ghiacciaio Kumbu, conto 20 lapidi di alpinisti. Sotto molte di esse non c'è nulla. I corpi sono perduti sulle montagne. La vegetazione scompare e rimane solo il bianco della neve e il nero delle rocce. Avanziamo sul ghiacciaio. Rigagnoli d'acqua ne attraversano la superficie e le profondità, creando uno strano rimbombo. Tutto intorno, immense valanghe vengono giù ad ogni ora. Arriviamo infine al campo base, 300 tende a 5300 metri di quota. Passeremo qui le prossime 6 settimane, preparandoci alla scalata. La vita al campo base è monotona e difficile. C'è poco da fare, niente da leggere. La doccia è un lusso, gli alloggi squallidi, il menù è quasi sempre lo stesso. Tè nero con latte e qualche intruglio di legumi. C'è la prospettiva della scalata, ma gli effetti dell'altitudine sembrano un ostacolo insormontabile. A me gira continuamente la testa. Siamo un branco di ipocondriaci. È normale, visto che un niente può far saltare tutto. E considerando che mi è già successo una volta... Mia moglie mi aveva sconsigliato. Adesso non le darei torto. E a te? C'è qualcuno che ti aspetta a casa? No, non c'è stata donna che non si sia sentita in competizione con la montagna. Ma che ci posso fare? Credo sia importante essere fedele ai propri sogni. Di sogni ce ne sono tanti al campo base, ma circolano anche sospetti. Ne parlo con Rob. Gira voce che presto ci sarà una grossa tragedia sull'Everest. Sì, lo so. Ma perché ci sono spedizioni che portano scalatori inesperti. Noi invece? Noi siamo a posto. Il rischio è che altri incappino nei guai, che poi tocchi a noi soccorrerli. Siamo pronti per la nostra prima scalata di acclimatazione. Rob ha preparato tutto nei minimi dettagli. Aspetta che ci siano tutti prima di partire. Ok, la strategia è quella di prendere progressivamente d'assedio la montagna.
Gli Sherpa ci prepareranno 4 campi, ognuno 700 metri più in alto del precedente. Ci vorrà un mese di scalate e di acclimatazione per arrivare al campo 4. Dopo ogni scalata le guide controlleranno come reagite. Quando partiamo? Oggi dobbiamo affrontare la cascata di ghiaccio del Kumbu. Se non lo sapete ve lo dico adesso. È il punto più mortale dell'Everest. Cominciamo a scalare. La cascata di ghiaccio si muove un metro al giorno, creando crepacci e blocchi grandi come case, che crollano a valle. Il percorso di ascesa è stato allestito da una spedizione che per farlo ha preteso di essere pagata dalle altre, creando tensione tra i gruppi. Spero solo che abbiano finanziato un lavoro ben fatto. Seguo Rob su per le cordate e attraverso le scale di alluminio che sono state messe per superare i crepacci. Come si cammina su questi pioli con i ramponi? Le punte scivolano! Tieniti alla corda e non cambiare piede fino a che non hai provato a metterci sopra il peso. Che cavolo era? Il ghiacciaio che si muove. Non ti distrarre e prova ad essere rapido. Muovendosi, i seracchi allungano e accorciano le scale. Arrivo al campo 1. Sono le 10 del mattino e con la radio Rob si mette in contatto con tutti. Ok, si fa dietro front anche se non siete arrivati. Comunque sia, complimenti perché ho visto determinazione e resistenza. È stata una buona prova. Più tardi festeggiamo. Hey! Buono. È stata un'ottima prova. Non ugualmente ottima per tutti, vero Doug? Va piano, va sano e va lontano. Il saggio del gruppo. E tu, Joe, che ne pensi? La sensazione più bella è quando entri in zona e ti passano tutti i pensieri. Ho sempre detto che scalare è terapeutico. Se sai evitare le controindicazioni. Avevo detto il saggio del gruppo. L'uccello del malagurio. L'euforia si ridimensiona sotto gli effetti sempre più forti dell'alta quota. Ma reggiamo e le scalate di acclimatazione sembrano procedere bene. Poi un giorno vedo i miei compagni che passano accanto a una massa scura che spunta dal ghiaccio. Lo guardano e poi continuano su veloci. Quando arrivo lì vicino capisco che è un alpinista congelato. Rob, hai visto? È morto l'anno scorso. Il gelo l'ha preservato. Forse dovremmo fermarci un attimo. Questo è un monito. Guarda, il tempo sta cambiando. Avanti! Passiamo la notte rintanati nelle tende del campo 2. Dormo poco e il giorno dopo mi sveglia una confusione generale. Ma che sta succedendo? Lo Sherpa Ngawang sta delirando e tossisce una schiuma sanguinolenta. Edema polmonare. Trovai Rob e la dottoressa del campo intenti a soccorrerlo. Respira, forza, respira! Presto, lo dobbiamo mettere in una sacca pressurizzata. Portatemi la pompa e l'ossigeno. Gli altri Sherpa però si intromettono. Sono convinti che non si tratti di edema. Basta! È già abbastanza difficile senza che vi ci mettiate anche voi. Dottoressa, è andato in arresto cardiaco. Spostatevi, maledizione! Dobbiamo fare una rianimazione cardiopolmonare. Ngawang si riprende, ma è stato troppo tempo senza sangue fresco al cervello per non aver subito danni cerebrali. Riusciamo a riportarlo giù al campo base. Uno scalatore, per lo sforzo, si ammala anche lui. Nel frattempo Doug si è gelato la laringe e io mi sono lacerato della cartilagine nel petto per aver tossito troppo forte. Per gli Sherpa si tratta di una punizione della montagna. Intanto il 10 maggio è stato eletto giorno ideale per salire in vetta. Ricordatevi che con una buona determinazione qualsiasi idiota riesce ad arrivare in cima a questa collina. Il trucco è riuscire a scendere giù vivi. Quindi dosate bene le vostre forze e non fate gli eroi. Credo che ognuno di noi si sta chiedendo se non sia il caso di tornare indietro, ma poi ti viene da pensare, e se fossi stato in grado di farcela? La mattina del 9 maggio partiamo per il campo 4, l'ultimo. Sulle pendici sotto di noi vedo 50 alpinisti in arrivo. Mi sbrigo per evitare i pericoli della calca. Comincio ad usare l'ossigeno in bomboletta, ma la maschera mi dà l'impressione di soffocarmi.
Quando riprendo fiato, mi guardo intorno a contemplare lo spettacolo delle vette. Viste attraverso l'aria rarefatta, sembrano vicinissime. Anche l'Everest, sopra di noi. All'una arrivo al campo 4, a 7.900 metri. Poche tende su un crinale fatto di ghiaccio e macigni battuti senza sosta dal vento. Se al mondo c'è un posto più desolato di questo, spero di non vederlo mai. La spedizione montenegrina ha abortito l'ascesa di oggi. Con il vento che c'è, rischiamo di non salire neanche noi. Forse sarebbe meglio. Sono distrutto e tu mi sembri più acciaccato di me. Non importa, devo salire e togliermi l'Everest dalla testa. Mi aspetto che Rob mi aiuti. Aiuterà tutti. Ero con lui l'anno scorso. È stato lui a farmi tornare indietro poco prima di arrivare in cima. Ci ritiriamo nelle tende a riposare, ma sono due giorni che non riesco a chiudere occhio. Sulla carta siamo un gruppo, ma in realtà siamo soli. Ognuno di noi è qui per motivi propri e forse durante la scalata saremo più fedeli ad essi che non l'uno all'altro. La tormenta si placa miracolosamente alle 7.30 di sera. Sento una voce conosciuta provenire da una tenda vicina. Pare che adesso sia tutto in regola. Vi voglio pronti alle 11.30 per l'assalto finale. Altre 4 ore per dormire, che passo a guardare il tetto brinato della tenda. È buio pesto quando ci prepariamo. Indossiamo l'impianto luce sulla testa e ascoltiamo le ultime direttive di Rob. Obbedienza assoluta oggi. Voglio tutti in 100 metri, così che io e le guide possiamo controllarvi meglio. Avete 2 bombolette d'ossigeno per un'autonomia di 12 ore. Ce ne sarà una terza da recuperare in discesa da una provvigione più in alto. Fatevele bastare. E ora andiamo. Tra mezz'ora partono quelli della Mountain Madness, quindi bisogna stargli davanti per non affollarsi. Anche i tawanesi si stanno preparando. Avevano promesso di non partire lo stesso giorno nostro. Lo avevano promesso. Ma non c'è più tempo per discutere. Andiamo. Avanziamo nella notte. Sopra di noi, intorno a noi, c'è il cielo più stellato che abbia mai visto. All'orizzonte vedo i bagliori arancioni e blu di un temporale. Spero che rimanga là. Arranchiamo. Mi devo riposare dopo ogni passo. Doug è messo peggio. Gli Sherpa dovevano partire 90 minuti prima di noi per fissare le corde, ma non l'hanno fatto. E adesso? C'è qualcuno che torna indietro. Anch'io ridiscendo. Basta! Doug si gira. Vedo Rob fermarlo e parlargli. Non sento che cosa si dicono, ma dopo poco Doug riprende a salire. Proseguo anch'io, muovendomi in testa al gruppo, ma devo aspettare i più lenti e rimango fermo, esposto a un vento gelido che spezza le ossa. Durante una pausa mi ritrovo in compagnia di uno Sherpa e di un umore peggiore del mio. L'altra sera ho fatto festa per scalata. E allora? Io ho visto fantasmi nella notte. Ci crede e mi fa paura. Intanto che le funi vengono fissate, gli scalatori della Mountain Madness ci hanno raggiunto. C'è confusione. L'inesperienza e la fretta di un membro della nostra spedizione, la giapponese Yasuko, risultano quasi mortali. Si attacca a una corda prima che venga fissata. Beck è ansante e furioso. Mai fidarsi dei giapponesi. E adesso passano quelli di Taiwan. Sarà impossibile superarli. Camminano attaccati come fette di pane. Che ore sono? Le 11. Mancheranno 3 ore alla cima. Siamo al limite allora. Rob ha parlato delle 2, come ora massima prima di dover tornare indietro. Ehi voi lassù! Sbrigatevi con quelle corde! All'una mi trovo bloccato allo Hillary Step, l'ultimo scalino prima della vetta. Aiuto le guide a fissare le ultime corde e alla fine salgo. All'1:15. Sono in cima all'Everest. C'è un palo di alluminio che segna il punto più alto e tante bandierine di preghiera buddista. Sono così esausto, con così poco ossigeno nel cervello, che non provo niente, né gioia né soddisfazione. Senza pensare scatto poche foto e mi ricordo una cosa,
che l'80% delle morti in cima all'Everest avvengono sulla strada del ritorno. Mi sbrigo, vengo bloccato di nuovo all'Hillary Step, questa volta per dover far passare gli alpinisti che salgono. Incontro Andy, una delle nostre guide. Sto aspettando Yasuko! Non demorde, ma ci sta mettendo un'eternità! Che ti sembrano quelle nuvole? Vengono qui? Probabile, non hanno un bell'aspetto. Tu torna giù! Aspetta, chiudimi un po' la valvola dell'ossigeno. Voglio farmelo durare fino al punto di approvvigionamento. Andy si deve essere sbagliato e deve avermi aperto la valvola del tutto. Dopo 10 minuti l'ossigeno finisce. Mi sembra di aver preso un sedativo per cavalli. Con lentezza e terrore continuo a scendere, incapace di vedere dove finisce la montagna e dove comincia il cielo. Ehi, John! Tutto a posto? Rob! Sì, Rob! Ce la posso fare! Grazie per avermi portato sull'Everest! È stata una bella spedizione! Peccato che Beck e altri 3 siano tornati indietro, ma tu ce l'hai fatta! Ci sono Yasuka e Doug! Vado a dargli una mano! Continuo senza più capire chi incrocio. Finalmente arrivo al punto di approvvigionamento e vedo le bombolette di ossigeno. C'è un uomo che le solleva e le sbatte in terra. È di nuovo Andy, la guida. Sono vuote! Sono tutte vuote! Ho un tuffo al cuore. Poi le controllo e vedo che Andy si sbaglia. Queste sono piene! Andy! Ehi, Andy! Sono vuote, ti dico! Ascoltami, guarda! Piena, piena! E guarda che ha cominciato a nevicare, dobbiamo muoverci! Non ne vuole sapere e io non ho la forza di impormi. Lo lascio lì a combattere una battaglia persa. Continuo a scendere mentre la neve si infittisce. Più giù faccio un altro strano incontro. C'è Beck, immobile sotto un cornicione. Che cavolo fai lì? Non vedo più niente. Ho un problema alla retina. E con l'altitudine. E te ne accorgi adesso? Lo so. Per sbaglio mi sono pure grattato del ghiaccio negli occhi. Da una mano a scendere! No, sto aspettando Rob. Mi ha detto che sarebbe ripassato a prendermi. Guarda che Rob è ancora in alto! Se non mi trova, rischia di rimanere qui a cercarmi. Vai, ci vediamo al campo! La nevicata diventa una tempesta. Anch'io comincio a non vedere più niente. Le tracce per il campo sono state spazzate via e sta calando il buio. Il vento è come un maglio e la temperatura è siderale. Prego di non cominciare ad avere le allucinazioni, ma ho solo da superare un ultimo declivio ghiacciato per giungere al campo. Poi appare vicino a me uno scalatore con la faccia congelata e un occhio chiuso dal ghiaccio. In che direzione è il campo? Di là! Ehi, ma che fai? Si butta giù dal declivio e lo vedo scivolare fino in fondo e schiantarsi nella neve. Per un attimo rimane immobile, poi si alza e brancola verso il campo. A vederlo già lì sono tentato di seguire il suo esempio, ma non lo faccio. Con Piccozza e Ramponi mi prodigo a scendere. Forza, John, forza, concentrato, devi restare concentrato o sei carne morta. Ce la faccio, alle 6 sono al campo e collasso nella mia tenda. Poi l'oblio. È notte fonda quando qualcuno mi sveglia. Riconosco Stuart, uno del gruppo. Ehi, John, forza, alzati. Che c'è? Dammi una mano. Dobbiamo sbattere delle pentole per segnalare il campo a chi è ancora là fuori. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ripiombo nel mio sonno delirante. Rimango incosciente fino alle 6 della mattina, quando finalmente riesco ad alzarmi. La tempesta si è placata. Ritrovo Stuart, che mi mette al corrente di quanto è successo. Yasuko e Beck sono scesi con gli altri scalatori, ma non ce l'hanno fatta a rientrare. La tempesta era troppo forte. Come lo sai? E adesso sono tornati? No. Abbiamo trovato il loro gruppo non lontano da qui.
Ma Yasuko e Beck non sono salvabili. Come non sono salvabili? Sono vivi. Yasuko respira, ma è incosciente. Ha le mani congelate e un carapace di ghiaccio spesso 10 centimetri sulla faccia. Beck non è in condizioni migliori. Ma possiamo portarli qua e... E cosa? Come li porti giù? Metteranno a repentaglio la vita di tutti gli altri. Cristo, John, hai poco da scandalizzarti. Hai dormito fino adesso. Io non ce la facevo. Non sapevo. Senti, forse c'è ancora speranza per Rob, Doug e Andy. A tratti sono in contatto radio. La nostra radio è difettosa e cerchiamo qualcuno che ci presti la propria. La spedizione sudafricana si rifiuta, nonostante sappiano che si tratta di una questione di vita o di morte. Quando alla fine ne troviamo una e l'accendiamo, sentiamo la voce di Andy. Continua a muoverti! Continua a muoverti! Andy! Andy! Vuoi sentirci? Dai, continua a muoverti! Il collegamento cade. Riproviamo a stabilirlo ed entriamo in contatto con Rob. È rimasto più di 12 ore in vetta, in mezzo alla tormenta. Ho trovato l'ossigeno, ma non riesco a farlo funzionare. Ho le mani congelate. Andy è con te? No. E Doug? Doug è andato. Ci abbiamo messo 10 ore a scendere l'Hillary Step. Rob, devi continuare. Ti mandiamo qualcuno incontro, ma devi scendere. Rob! Rob! Non riesco più a muovere le gambe. Alle 9.30 partono due sherpa in soccorso. Alle 3 del pomeriggio sono costretti a tornare indietro. Rob è rimasto altre 10 ore in vetta, senza ossigeno. Capiamo che è la fine. Riusciamo a contattare sua moglie in Nuova Zelanda. A lui diciamo che metteremo il telefono satellitare in collegamento con la radio. Rob! Ciao tesoro. Spero che tu sia imboccato in un letto caldo. Non posso dirti quanto ti penso. Come stai? Tutto considerato, devo dire che sono messo abbastanza bene. Ti guarirò io quando sarai qui. Ti porteranno in salvo. Non pensare di essere solo. Ti amo. Dormi bene, tesoro. Ti prego, non preoccuparti troppo. Fu l'ultima comunicazione di Rob. Il paesaggio sembra cambiato. Il cielo è d'acciaio e l'orizzonte seghettato delle montagne sembra pulsare malignamente. Molti di noi piangono. Uno sherpa si dà la colpa e dice che la sua reincarnazione è stata compromessa. Poi avviene l'impossibile. Un uomo arriva brancolando a braccia protese. È senza guanti e semicongelato. È Beck, tornato dai morti. 12 ore dopo che è stato dato per spacciato. Non lasciatemi qui. Vi prego. Qui. Non ci voglio più stare. Riusciamo a portarlo giù. Gli dovranno amputare un braccio, ma vivrà. Al campo base viene organizzata un'evacuazione. A valle un elicottero ci aspetta. Un tempo pensavo che l'alpinismo fosse meraviglioso perché permetteva di avvicinarsi all'enigma della morte e di gettare un'occhiata furtiva in quel territorio proibito. Ora piango per i miei compagni caduti. Piango perché sono grato e in colpa per essere vivo, quando loro non lo sono più. Da Antonella Ferrera, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Storia in Giallo e al nostro ospite che oggi è Simone Moro, guida alpina, atleta, è stato istruttore federale e allenatore della Nazionale Italiana Fasi di arrampicata sportiva. Arrampica dall'età di 13 anni e ha partecipato e partecipa tuttora a spedizioni alle grandi montagne della Terra, Himalaya, Karakorum, Tien Shan, Pamir, Ande, Patagonia, Antartide. Buon pomeriggio a lei. Sì, buon pomeriggio. Simone Moro, per chi non pratica l'alpinismo, probabilmente la prima domanda sorge spontanea. Perché correre tanti rischi per arrivare in cima ad una vetta? Perché la motivazione non è esterna ma è interna. Significa, siccome non si diventa né ricchi né famosi facendo alpinismo, e anzi si entra a far parte di una schiera di persone tacciata come uno sbalvolato, come un pazzo,
Allora bisogna sapere che le motivazioni, riassunto in una parola, nascono dalla passione, e alla passione è difficilissimo resistere. È come se chiedessi a una persona perché ti sei innamorato di quella persona piuttosto che un'altra. Anche magari gli amori teoricamente più sconvenienti visti da fuori non lo sono se tu sei l'attore, il protagonista di questo amore. Così anche l'alpinismo. Si sente una pulsione, un'attrazione verso la prospettiva verticale, verso gli orizzonti visti non da un piano orizzontale ma da una cima, da una sommità a cui è difficile resistere. È un po' come i grandi innamorati del mare, i grandi innamorati del deserto. È un qualcosa a cui non si può resistere, è un po' una sirena al quale tutto l'apparente buonsenso e tutti i ragionamenti non riescono a vincere questa forte attrazione, che tra l'altro parte anche da un amore verso le proprie pulsioni, perché se uno accetta i rischi e non ha neppure la convenienza come può avere un pilota di Formula 1 o uno che fa le gare in motocicletta, ecco, vuol dire che le motivazioni sono anche particolarmente autentiche. È necessario avere delle caratteristiche fisiche e psicologiche particolari? Allora, se si intende per capacità fisiche riferite all'arrampicata, quindi alla scalata su roccia, non si deve pensare che bisogna essere talentuosi per saper scalare su roccia. Per l'alpinismo ad alta quota invece bisogna avere altre caratteristiche, e la più importante è non avere troppa paura o essere troppo sensibili alla fatica. Una scalata in altissima quota poi è veramente l'apoteosi della fatica, la fatica fisica, non tanto della prestazione come può essere una maratona, una gara di mezzo fondo dove si va tutta ma ci si gioca tutto in mezz'ora, un'ora, due ore, tre ore massimo. Ecco, in alta quota questi tempi sono gli inizi di una prestazione che può durare 8-9 ore al giorno. Senta Simone Moro, veniamo all'Everest. Che sensazione si prova ad essere lassù? Non è una sensazione di onnipotenza, ma è una sensazione di piccolezza. Innanzitutto perché la vetta di una montagna, quindi anche dell'Everest, è esattamente il giro di boa della prestazione. Sei al 50%, non sei sulla linea del traguardo, perché poi devi rifare tutto per tornare al campo base. Quindi la vera vetta, il vero finish line è al campo base, quando si ritorna dalla montagna. In più dovete immaginare che la linea dell'orizzonte è una linea dell'orizzonte curva. Si percepisce, si vede la rotondità del globo. E quando tu sai che sei un puntino in balia degli elementi, perché finché c'è bel tempo tutto tranquillo in cima all'Everest è tutto gioioso e da godere, ma sai benissimo che potrebbe cambiare il tempo e venire una bufera, o se vedi sopraggiungere di una perturbazione, sai che lassù tu non ci devi essere e devi essere già al campo base al sicuro prima che la bufera arrivi. In più, lassù sei in un mondo che va a ritmi completamente diversi rispetto ai nostri. Se io qui riesco a fare 1000, 1200, 1300 metri di dislivello in un'ora, ebbene sappiate che lassù si va a 70, 50, 80 metri di dislivello in un'ora. Si va lentamente sulla vetta e se sta arrivando brutto tempo, lentamente si può fuggire da là, perché le capacità fisiche sono quasi annullate, sono ridotte del 90-92%. Quindi chi prova onnipotenza, chi si sente un dio lassù, è una persona che mi fa paura. Senta, a proposito di altitudine, di pericolo, i picchi oltre gli 8.000 metri hanno in comune la caratteristica di trovarsi nella cosiddetta death zone, cioè la zona della morte. Di che cosa si tratta? Allora, oltre gli 8.000 metri c'è un quarto dell'ossigeno di quello che io e lei adesso stiamo respirando, cioè quello quasi a livello del mare. Non è che le capacità fisiche sono ridotte di un quarto, sono ridotte addirittura di 10 volte, di 12 volte. E quando uno con un 8%, 10% di capacità muscolari deve non solo sopravvivere, ma sceglie di agire, quindi di cercare di effettuare una scalata, lei capisce benissimo che viene chiamata zona della morte, perché in quelle condizioni l'uomo non vive, sopravvive. Io rimasi a oltre 8.000 metri nel 2000 per 5 giorni e 5 notti e persi 11 kg in quei giorni. E sembra che sia stata una delle più lunghe permanenze della storia di un uomo senza ossigeno a quelle quote. Bene, le posso dire che è un mondo dove l'uomo può giusto andare, essere accettato dalla montagna, ma deve essere assolutamente una visita breve, lampo, perché altrimenti ci si spegne veramente come una candela.
Lei e Simone Mora ha conosciuto una delle guide della spedizione Mountain Madness coinvolte nella tragedia di quel maggio 1996 che noi abbiamo raccontato nella parte sceneggiata. Si chiamava Anatoly Bukreev. Anche lui si comportò da eroe, come lei, poi ne parleremo. In quel modo lei si è comportato da eroe, ha avuto diversi riconoscimenti, sfidando la tempesta per trarre in salvo alcuni membri della sua spedizione. Ecco, che cosa le ha raccontato di quell'evento tragico? Quando lui mi parlava di ciò che era avvenuto quella primavera del 1996, me lo diceva soffrendo perché, come si è potuto apprendere dalla storia riportata dal libro di John Krakauer, lui non era uscito da eroe da questa situazione, ma era stato quasi un po' colpevolizzato, perché lui aveva scelto di scalare l'Everest, in quel caso facendo la guida, quindi accompagnando un cliente, senza ossigeno. È chiaro che sono di parte, nel senso che Anatoly è stato il più grande amico che la vita mi ha regalato e che, ahimè, ho visto morire sotto i miei occhi. Le ha scritto un libro a riguardo, Cometa sull'Annapurna, proprio su questo fatto. Esatto, Cometa sull'Annapurna ha raccontato di ciò che è successo all'Annapurna e ho cercato di raccontare chi fosse realmente Anatoly, senza dipingerlo come un santo e senza beatificarlo, nei pregi e nei difetti, ma si vede un po' tutta l'autenticità e anche la grandezza atletica di questo alpinista del Kazakistan. Mi diceva: "Remember Simone, ricordati, you are a coach, not a guide in high altitude. Tu puoi essere un allenatore, non una guida in alta quota, because you are the guide of the unknown, perché tu lassù sei la guida dello sconosciuto, proprio perché sconosciute sono le reazioni del corpo umano e sconosciute sono le eventuali variabili che ci sono lassù. Se le ho detto che si può fuggire molto lentamente, essere anche performante, però una bufera che arriva magari a 120 km orari, quindi una nuvola che vedi dopo a 120 km di distanza, in un'ora è sopra di te. Ebbene, tu dalla vetta dell'Everest in un'ora hai fatto giusto 200-300 metri in discesa, ma sei ancora nel pieno del pericolo e della cresta." Quindi questa è una delle tante cose che mi ha detto. Ma poi un'altra cosa fu che mi diceva: "Vedi Simone, io soffro per questa spedizione non tanto perché John Krakauer ha parlato male di me. Il problema è che il libro che lui ha scritto non ha espresso un'opinione, ha espresso una sentenza. Ha cercato di far passare il suo libro come la verità vera, basato su interviste a tutti i componenti e quindi su una verità avvallata un po' da tutti. Ebbene, io le dico che se chiunque voglia venire con me in Himalaya o voglia andare da solo a farsi un trek in Himalaya e chiede a chiunque, a tutti, a qualsiasi alpinista che incontrerà o a qualsiasi sherpa che vive nelle valli dell'Himalaya, quando si nomina il nome di Anatoly Bukreev ci si mette tutti sulla tente e si tolgono il cappello, perché è stato veramente un grande. Tutti hanno capito invece il grande sforzo che ha fatto. Lui è andato in cima a una montagna di 8.000 metri, ci ha saputo andare senza ossigeno, senza mai abbandonare il suo cliente, che era George Martin, con cui io mi sono incontrato e ho parlato. L'ha portato fino in cima, l'ha accompagnato fino in fondo e il fatto stesso che sia sempre stato con il suo cliente e anche veloce nello scendere perché non aveva ossigeno, gli ha dato poi la possibilità di organizzare un soccorso. Se invece lui fosse stato insieme a tutti gli altri clienti, anche lui con la bombola di ossigeno, sarebbe stato sorpreso anche lui sulla cresta nel mezzo della tormenta e non avrebbe potuto organizzare quel soccorso che ha fatto dopo essere stato in cima all'Everest senza ossigeno e ha permesso di salvare molte vite. Nella spedizione di Anatoly Bukreev non è morto nessuno, se non una guida. Nella spedizione dell'altro concorrente sono morti guide e clienti, e i clienti sarebbero stati molti di più se Anatoly non fosse andato a salvare clienti di un'altra spedizione. Quindi io poi ho parlato anche con John Krakauer, gli ho spiegato che questa volta aveva proprio toppato grosso. Lei prima ci ha ricordato che praticamente lo ha visto morire. In che circostanze è morto Bukreev? Era in una spedizione sull'Himalaya, proprio. Cerco di farla brevissima perché ovviamente mi ha preso un libro per descriverlo. Certo. Immaginatevi tre persone, io, Anatoly e un altro amico, anche lui del Kazakistan, vanno in Himalaya, tentano una scalata in prima assoluta invernale, quindi d'inverno, a 8.000 metri su una montagna che si chiama Annapurna. Siccome c'era tanta neve, c'era un pericolo valanghe, decidiamo di non affrontare l'itinerario che volevamo, che era particolarmente battuto dalla caduta di valanghe, ma decidiamo di affrontare una parete molto più verticale, quindi più difficile tecnicamente, ma lungo la cui verticalità non si depositava nessuna
nessuna neve, quindi non si potevano cadere delle valanghe. Ebbene, noi scaliamo questa parete, arrivati quasi in cima, a una cinquantina di metri, superato una sezione di roccia, ci accorgiamo che sopra la nostra tenda c'è una cornice a sbalzo creata dal vento. Le cornici sono un po', giusto per fare un paragone, quando dai tetti delle case la neve per scivolamento sporge per 20 o 30 centimetri dal cornicione della casa prima di collassare e cadere. Ecco, questa cornice non era visibile da sotto. Dopo tre giorni di scalata, quando ti trovi a 50 metri e ti trovi sulla testa questa cornice di neve, dici, vabbè, mi mantengo in questa situazione di rischio ancora per mezz'oretta finché ci salto sopra questa cornice, piuttosto che spendere altri tre giorni in discesa e quindi stare tre giorni nel pericolo che questa cornice mi piova in testa. Mentre faccio questo ragionamento e mentre faccio avanzare Anatoly, che era 300 metri sotto di me, la cornice collassa in quel momento e strappa dalla parete prima me e poi anche Anatoly e Dimitri, che si trovavano, come ho detto, alcune centinaia di metri sotto, e tutti e tre facciamo un volo di 800 metri, un volo, non una scivolata. 800 metri? 800 metri. E dopo 800 metri di volo mi fermo e atterro in quasi 4 metri di neve a metà parete, e lì non trovo più né Anatoly, e innanzitutto ero vivo per miracolo. Seppur avevo i tendini di una mano tagliati, avevo parecchie scoriazioni, lacerazioni. E mi alzo, non trovo più né Anatoly né Dimitri, e da lì poi è iniziato tutta una fase di sopravvivenza al limite del credibile. Veramente si potrebbe fare un film, perché uno che fa 800 metri di volo a terra a metà parete, si fa male parecchio, perde due amici, quindi anche emotivamente devastato, e in quelle situazioni, senza usare le mani, riesco a scalare in discesa 1500 metri di parete senza usare le mani, solo usando le punte dei ramponi, e poi cammino per circa due giorni lungo un ghiacciaio e arrivo alla mia tendina del campo base, dove non c'era niente, nessuno sapeva dove eravamo e non c'era la possibilità neppure di camminare giù verso la valle. Senta, poi c'è stata invece un'occasione in cui lei ha salvato uno scalatore inglese sull'Oz e ha ricevuto anche diversi riconoscimenti per questo suo atto eroico, possiamo dire. Come andarono le cose? Beh, diciamo che, come dicono tutti i genitori, i propri figli, sono importanti le frequentazioni che uno ha. Frequentare le persone per bene, come io ebbi la fortuna di frequentare Anatoly Bucherer, e mettendo in pratica quello che il papà e la mamma sin da piccolo mi hanno insegnato, mi è venuto automatico in quel maggio del 2001, quindi 4 anni dopo la tragedia di Anatoly Bucherer, di trovarmi io alla quota di volo di un jumbo, quindi in quella dead zone, la zona della morte, a oltre 8000 metri sull'Oste, mi sono trovato a essere chiamato a tentare di dare una mano a una persona che aveva disperato bisogno di una mano, perché questo ragazzo inglese, che non conoscevo, aveva salito la quarta montagna più alta della Terra, che si chiama Lhotse, che io ho già salito due volte, arriva in cima, sfinito, e durante la discesa, anzi durante l'inizio della discesa, quindi quando era arrivato a 8400 metri sotto la vetta, col rampone si impiglia dentro il pantalone, perde l'equilibrio e cade, precipita, rimbalza per alcune centinaia di metri e miracolosamente si ferma in piena parete, con oltre 2000 metri di parete sotto di lui. Il compagno che c'era con lui lo vede, pian pianino riesce a scendere, andare fino dove lui si è miracolosamente fermato, lo vede ovviamente conciato male, gli dà la sua bombola di ossigeno e dice, guarda, prova ad andare a chiedere aiuto. Però, insomma, chiedere aiuto in un paese è un conto, in un prato della campagna è un altro, in cima a una delle più alte montagne della Terra, ormai all'imbrunire, vado a cercare aiuto, sono le parole che puoi trovare per abbandonare uno. Però questo amico, che è polacco, si dirige verso delle tendine che lui vede, che sono l'ultimo campo dal cui viene parte l'attacco finale alla vetta, e queste tendine, questo gruppo di tendine, in questo gruppo di tendine c'è anche il sottoscritto. Lui riesce ad arrivare lì, viene da noi e ci spiega la situazione. Dalle nostre tende non si vedeva questo puntino rosso rappresentato dalla tuta di Tom Moores, e quindi era una descrizione sommaria su una montagna larga chilometri, oltre la zona della morte. Ebbene, l'unico che poi, dopo questa spiegazione, si è rimesso gli scarponi e si è buttato alla ricerca di questo personaggio sono stato io, mentre gli altri alpinisti, c'erano americani, neozelandesi, c'erano gli spagnoli, non hanno fatto un tubo. Fatto sta che io parto di notte, quel giorno lì ero arrivato da 6000 metri, quindi ero stanco morto. E un po' perché avevo già salito la montagna due volte, un po' perché avevo voglia di trovarlo, un po' perché avevo avuto fortuna, l'ho trovato,
Aveva perso anche un rampone dai piedi, quindi non potevo chiedere troppa collaborazione, cioè non potevo farlo alzare e sorreggerlo così alla bene meglio, perché sarebbe scivolato subito e io l'avevo legato a me e avrebbe tirato giù anche me. Quindi io bene o male me lo sono caricato. Addirittura ho dovuto scalare 200 metri di dislivello in salita, da 8.000 fino a 8.200 metri, attraversare sopra una fascia rocciosa e riportarlo alla mia tenda. Nella mia tenda gli ho dato il mio sacco a pelo, quindi ho dormito senza sacco a pelo a oltre 8.000 metri e gli ho massaggiato, gli ho fatto alcune iniezioni di eparina, che sono dei vasodilatatori per evitare congelamenti, e poi ho organizzato un soccorso che è avvenuto grazie anche degli Sherpa che sono giunti lì il giorno successivo. La cosa si è venuta a sapere e nonostante le gelosie e le invidie di chi lo voleva mettere a tacere o diceva che era stato un soccorso corale, grazie a Dio la verità bene o male emerge sempre, Tom è vivo, a lui si può chiedere com'è andata, così è stato fatto e il presidente Ciampi mi ha dato la medaglia d'oro al valor civile, che ovviamente mi ha onorato, e l'UNESCO, nella persona di Kofi Annan, quel giorno però assente per la questione di impegni suoi diplomatici, è avvenuto comunque all'UNESCO a Parigi, mi è stato dato il Fair Play Trophy come gesto atletico dell'anno, e anche questo ovviamente mi ha onorato, e sono ben contento che Tom Moose oggi è un ragazzo che continua a vivere, che è andato a scuola, che insegna agli altri a arrampicare, insomma è una vita che è continuata. Io ovviamente ho perso la vetta perché non ho più avuto l'energia di tentare quello che stavo tentando e per cui avevo pagato decine di migliaia di dollari, però insomma una vita. Ha salvato una vita. Sì. Simone Moro, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, ma io posso ricordare agli ascoltatori che senz'altro hanno il desiderio di conoscere qualcosa di più delle sue imprese, il suo libro Cometa sull'Annapurna, pubblicato da Corbaccio Editore. Questa puntata della Storia in Giallo dunque termina qui e ritorna sabato prossimo alla consueta ora, naturalmente su Radio 3. Vi ricordo che hanno partecipato Diana Vinci, curatrice del programma, Manuel De Lucia per la regia del dibattito, Caro Dell'Onte per le ricerche letterarie, Alessandro Molinari per le musiche originali e Fiore Liborio per la realizzazione tecnica. La regia è come sempre di Francesco Panofino. Da Antonella Ferrera, grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani con Rosso Scarlato in onda su questa rete dalle 14 alle 15. A tutti una felice sera. Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Emanuela Rossi, Luca Scaglia, Antonio Serrano e Francesco Pannofino nel ruolo di John. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Vi ricordiamo che potete scaricare questa puntata tramite il servizio di podcasting. A seguito delle vostre numerose richieste, da ogni mercoledì è possibile scaricare una delle puntate precedenti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è la storia in giallo@rai.it.